è la pace che deve benedire non solo il nostro popolo, ma da qui, dalla Bulgaria, di dare una benedizione a tutto il mondo. Stiamo vivendo del tempo dopo la Pasqua e sappiamo molto bene che dopo la risurrezione del Signore, dalla tomba vuota è rimasto solo il silenzio nella piena pace, e questa pace deve essere veramente non pace della tomba, ma pace della risurrezione, pace questo più meraviglioso avvenimento nel mondo storico, la risurrezione di Cristo. Lui è apparso dicendo pace a voi, e questa pace ci ha portato anche il Santo Padre con la sua benedizione. Abbiamo pregato insieme con lui e rimaniamo con questa pace nelle nostre anime, e speriamo che questa pace rimane più lungo nel nostro, per mostrare con la nostra vita che la pace è possibile nel mondo. E la sorpresa è una bella cosa quando la sorpresa è positiva, e noi siamo stati testimoni della più bella sorpresa nei giorni nostri, la visita del Santo Padre. Lui veramente sa fare le sorprese, di rompere il protocollo, di avvicinare la gente e per mostrare la sua, accarezzare questi poveri, questi handicappati, e mostrare la sua bontà e il suo amore verso di loro. Ma questo lui vuole anche da noi, e lui ci ha fatto un augurio alla Chiesa nostra e tutti i membri della Chiesa, come anche il clero, ma anche i fedeli della Chiesa, di essere capaci di sorprendere con la loro bontà, con il loro amore, con la loro testimonianza nella luce del Vangelo.